Ciao Jessica e benvenuta a questo Marketing in Pigiama. Intanto shame on you perché sei in pigiama, ma è un pigiama insomma non proprio pigiamoso, però diciamo sei in camera quindi lo facciamo passare. Esatto. Senti, ma la prima domanda volevo farti questa. In questo momento di lockdown le aziende, quelle brave, hanno capito che devono continuare a rimanere in contatto con il proprio pubblico, a parlare, a continuare a rimanere in relazione con il proprio pubblico, comunicandogli quello che fanno day by day oppure quello che come si immaginano il mondo e il proprio business quando questo lockdown sarà finito. Lo fanno in tanti modi. Barilla lo fa prendendo due pagine di un giornale e scrivendoci, per esempio, grazie a tutti i propri dipendenti. Molti lo provano a fare anche però con i media. Possiamo dare dei consigli, soprattutto un mindset che te consigli di avere per cercare di raggiungere poi la distribuzione e il rimbalzo sui media, offline o online? Allora, secondo me la parola chiave è informazione, nel senso che più che mai, come in questo periodo, è importante distanziarsi da tutte quelle logiche molto molto egoriferite che non servono sostanzialmente a niente. Bisogna cercare di dare informazioni al giornalista e informazioni anche rispetto a quello che si sta facendo, ma in modo molto delicato. Cioè, secondo me più che mai delicatezza e rispetto oggi in questo momento devono essere portate avanti anche e soprattutto da chi fa comunicazione. Quindi sì raccontare, sì documentare, sì narrare, ma non utilizzare questo periodo, non sfruttarlo in modo poco elegante per cercare di vendere o di parlare di crescita aziendale a tutti i costi. Cioè è anche il momento della riflessione da questo punto di vista. Quindi va benissimo magari anche creare dei comunicati stampa congiunti, quindi tra più aziende che possono raccontare delle pratiche virtuose che si stanno mettendo in pratica, ma toglietevi insomma dalla testa di utilizzare le marchette in questo periodo, perché è veramente poco elegante, poco rispettoso anche nei confronti di quelle aziende, perché magari si trovano in un settore molto colpito e non hanno potuto insomma prepararsi anche per questo momento. Quindi è necessario mantenere una linea molto delicata ancora più che in altri periodi. Tra l'altro un qualcosa sicuramente che premia l'informazione o comunque il contenuto di valore è anche il fatto che in questo momento i giornali comunque sono affamati anche di notizie che possono raccontare dal punto di vista delle aziende e del business questo momento. Sì, assolutamente sì. Infatti, guarda, ti dico la verità. Pensavo che ci fosse molta più difficoltà a interloquire con i media in questo momento, non è assolutamente così, sono aperti ad ascoltare, anche ascoltare storie di aziende, sempre fermo restando che non ci debba essere una marchetta alla base. Quindi è importante che se voi magari avete incamerato anche negli scorsi mesi dei dati utili, delle informazioni, degli studi, delle analisi, in questo momento se sono funzionali è necessario tirarle fuori, perché è necessario tirare fuori tutti quei contenuti che possono dare informazioni anche riguardanti il vostro settore. Se poi si tratta ad esempio di formazione online o qualcosa che ha a che fare con il digitale, però sempre con un valore informativo e non autoreferenziale, potete incontrare l'esigenza dei media, soprattutto se vi andate a interfacciare con le agenzie di stampa. Le agenzie di stampa odiano le marchette e in questo caso, dando magari una visione di quello che può essere il vostro settore in termini però di dati, quindi sempre qualcosa di tangibile, potete poi incontrare sia le agenzie di stampa e poi a pioggia tutti gli altri media anche locali che hanno chiaramente degli accordi commerciali con le agenzie di stampa. Però è molto fondamentale a volte anche chiedere direttamente al giornalista, perché no? Quindi contattare dei giornalisti che magari avete visto che hanno parlato di determinati argomenti vicini al vostro settore su media autorevoli e chiedere: io questo, tu di che cosa hai bisogno? Quindi mettersi in un'ottica di collaborazione. Questo dal punto di vista ovviamente dei media, però anche dal punto di vista degli utenti, se vogliamo, è un momento in cui tutti abbiamo più tempo per leggere e per stare anche online. Anche tutti noi, diciamo, professionisti che stiamo su LinkedIn, fondamentalmente vediamo che anche LinkedIn è un momento in cui moriremo tutti di webinar, ecco. E quindi è un qualcosa però che fondamentalmente possiamo e le aziende possono in realtà sfruttare, sapendo che c'è un livello di attenzione più ampio forse, perché abbiamo più tempo, ecco, per informarci e per capire quali sono le attività e i valori che le aziende vogliono comunicarci. Sì, è fondamentale quindi aumentare anche quelli che sono i punti di contatto. Secondo me poi quello che è alla base
al di là della frequenza, della quantità, è sempre il contenuto stesso, un po' come il discorso mediatico, no? C'è chi dice il vero valore delle PR sta nei contatti che hai con i giornalisti. Io non sposo questa tematica, cioè sono convinta che ancora il contenuto, il comunicato stampa abbiano un valore enorme, perché lo vedo fondamentalmente tutti i giorni. Quindi è importante quello che tu dai nelle mani, no? Degli utenti, dei giornalisti, dei media, è quello che alla fine fa la differenza, e fa la differenza non soltanto adesso, ma anche e soprattutto sulla costanza. Cioè basarsi semplicemente su un discorso di autoreferenzialità, ma anche in termini di contenuti, di webinar, funziona magari una volta, ma non funziona più volte. Quello che funziona più volte è l'informazione, dando dei contenuti che siano il più informativi possibili per il pubblico di riferimento. Quali contenuti secondo te possiamo consigliare di pensare all'azienda da poter dare a un giornalista, per esempio? Prima citavi per esempio gli studi, i dati, le statistiche, cioè se qualcuno ha elaborato e ha un grosso numero di big data, in realtà quello è qualcosa che il giornalista ne è ghiotto da poter utilizzare. Quindi quali sono i contenuti in realtà che possono far diventare la notizia più notiziabile? Allora, secondo me in questo momento quelli che si possono comunque sposare anche quelle che sono le esigenze del periodo, quindi tutto ciò che parla di digitale, di online, che può essere formazione o le buone pratiche, ad esempio per fare delle videoconferenze, se noi operiamo in questo settore, quindi dall'altra parte siamo i tecnici, possiamo dare tutte delle informazioni che riguardano il come mettere in pratica delle attività che in questo periodo possono essere effettivamente utili, come migliorare magari alcune cose, oppure raccontare ai media come ci stiamo riorganizzando internamente. Quindi immaginiamo, se siamo una PMI e fino a ieri avevamo tutto il nostro personale concentrato su determinate attività fisiche e oggi invece le abbiamo spostate su attività online, raccontare come è stata la riorganizzazione e magari non solo prendendo in considerazione il nostro caso, ma magari chiedendo a più aziende, se facciamo anche parte magari di associazioni di categoria e quant'altro, per cercare di andare a fare dei comunicati stampa congiunti. Che cosa significa quindi? Che prendono la visione di più aziende e la raccontano ai giornalisti. In questo modo il giornalista si trova già un comunicato stampa che racconta più storie, magari anche di PMI e startup, e abbiamo molta più attenzione, perché non stiamo parlando solo di noi, ma stiamo parlando sia di pratiche virtuose, ma anche prendendo in considerazione più attori. Quindi creiamo quel famoso salotto che ai giornalisti piace un sacco.